Non è durato nemmeno 2 settimane il nuovo campetto da basket di Carbonara Ticino. L'altra sera qualcuno ci è entrato con la macchina distruggendo la pavimentazione. Lo sfogo amaro è stato pubblicato sul suo profilo Facebook dal sindaco Stefano Ubezio, che nelle scorse ore si è presentato alla caserma di San Martino Siccomario per sporgere denuncia contro ignoti. La notizia del danneggiamento ha suscitato un'ondata di indignazione in paese, in particolare sui social network, con decine di commenti che invocavano il pugno di ferro contro i vandali. Sembra peraltro che nel frattempo essi siano stati identificati. È un gesto diciamo brutto, un vandalismo che onestamente nessuno si poteva aspettare. Tra l'altro il campo era appena stato montato da non più di una settimana, quindi proprio fresco diciamo di installazione. Peraltro è stato installato all'interno di un parco frequentato dai ragazzi, quindi ci si auspicava che i ragazzi ci potessero giocare, lo potessero usare, avendo peraltro una delle poche strutture in Lombardia, che era quel campo lì, diciamo con le misure ufficiali per il 3 contro 3, quindi insomma con un canestro bello di quelli di ultima generazione, insomma proprio secondo me un lavoro ben fatto, che invece è stato demolito da uno che è entrato in macchina facendo una sgommata sul campo. Il responsabile è stato già identificato, ci lascia molto l'amaro in bocca. Qualcuno invoca il pugno di ferro contro questi vandali. Beh, sicuramente è necessaria un'azione forte, perché non è possibile andare avanti così, anche perché insomma si cerca di fare qualcosa di buono, soprattutto nei nostri piccoli paesi, con estreme fatiche, estremi sacrifici, cercando di partecipare a tutti i bandi, e poi in un minuto il lavoro magari di 2 anni viene vanificato da un gesto sciocco. Gli farete pagare i danni, quindi? Sì, certamente sì, adesso dovremo quantificare con la ditta che ce l'ha fornito qual è il danno, se il campo è totalmente da buttare a causa del passaggio del mezzo, oppure se si potrà salvare.